Siamo con Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Cerchiamo un po' di fare il punto della situazione per quanto riguarda l'economia tarantina e non solo. Siamo usciti, non dico totalmente, ma quasi dall'emergenza Covid, ora però ci si è rimessi ovviamente in cammino. Allora bisogna vedere un po' come hanno reagito le imprese, almeno quelle che hanno così rialzato la saracinesca. Ecco, facciamo il punto di questa situazione perché ci sono tanti aspetti economici e sociali. Ma innanzitutto, dottore, grazie per questa intervista. Siamo a luglio, siamo ripartiti insomma da qualche mese. La percezione, insomma, i dati che noi abbiamo sono positivi. Le imprese hanno riaperto, di quelle famose categorie insomma che avevano proprio avuto la chiusura comunque sono ripartite anche alla grande, rispettando, investendo e quindi rispettando anche gli obblighi che sono stati imposti. Ovviamente, certamente non sono i numeri di prima, forse è anche normale così, perché insomma la gente, quindi gli utenti, i clienti sono ancora un po' spaventati, la gente difficilmente spende o quantomeno vuol vedere un po' bene come andrà a finire. La paura è che non ci si ricaschi di nuovo, perché se dovesse accadere in autunno la situazione diventerebbe davvero difficile e forse irreversibile. Taranto ha risposto bene, insomma le categorie sono ripartite, adesso è il momento di risolvere i problemi che c'erano già prima del Covid. Approfittiamo di questa disponibilità, di questi investimenti che anche la Comunità Europea o comunque insomma il sistema a livello mondiale, questi soldi che vengono iniettati sul mercato per risolvere alcuni storici problemi di Taranto. Bisogna attrarre la gente a spendere su questo territorio e far sì che i tarantini spendano su questo territorio. Paolillo, così focalizziamo l'attenzione sulla situazione di Taranto. C'è ovviamente, come dire, la madre di tutte le battaglie che è la questione Ilva ArcelorMittal e tutti gli annessi e connessi. Parallelamente ci sono degli interventi del governo mirati sulla città di Taranto. Penso al CIS, penso al progetto, a tutta la serie di interventi cosiddetti il cantiere Taranto. Ecco, partiamo dalla situazione di Ilva ArcelorMittal, considerando appunto la situazione di precarietà che vivono gli operai, al netto ovviamente del dramma ambientale. E poi capire se effettivamente questi interventi del CIS, del cantiere Taranto, in che misura possono dare delle risposte certe per Taranto, perché non ci bastano i singoli così interventi a macchia di leopardo. Per quanto riguarda la situazione del siderurgico, insomma, è quella nota che stiamo vivendo giornalmente in questi ultimi mesi, anzi questi ultimi anni. La situazione è peggiorata, in questo momento le attività delle imprese che ci riguardano, mi riferisco al trasporto, mi riferisco all'impiantistica, sono completamente ferme, avanzano anche i soldi per il pregresso lavoro e quindi siamo molto preoccupati. Questo momento è un momento che si prolunga. Purtroppo stiamo vedendo che non arriva una soluzione certa, cioè, anche l'uscita di ieri, dell'altro ieri del ministro, sì, va bene, però sono progetti o programmi a lunghissimo termine. Il problema è che le imprese devono vivere oggi e i dipendenti e i lavoratori devono mangiare oggi, quindi il problema è assai serio e vorremmo che fosse deciso e che le decisioni si prendessero davvero, che partissero dal territorio. Il territorio in questo momento non è coinvolto nelle scelte politiche, volutamente credo,
Non capisco il perché, perché dovremmo fare squadra, il governo dovrebbe fare squadra col territorio e il territorio deve fare squadra col governo. Questo non accade ed è un peccato ed è un errore che poi pagheremo molto caro. Per quanto riguarda il circuito, il cortocircuito che si è creato, perché ovviamente molti dipendenti dell'ILVA stanno in cassa integrazione, anzi quasi tutti stanno in cassa integrazione, la cassa integrazione non è lo stipendio pieno, quindi la gente non spende, ha paura e limita i propri acquisti, quindi è un circolo vizioso che sta creando problemi sul proprio di volume d'affari per quanto riguarda le tante categorie, tanti settori economici del territorio. Quindi questo vuol dire che questa città vive ancora del pane, della siderurgia. È un'inversione, quando si parla di riconversione, parliamo di alternative, parliamo, nel senso che stiamo ancora parlando, però alla fine se non è Marina Militare è ILVA, se non è ILVA è Marina Militare, cioè di questo sta vivendo questa città. E anche nella Marina Militare i problemi ci sono. Cioè. Ecco, Paolino, lei ha fatto riferimento ovviamente al discorso della auspicata diversificazione. Il CIS, contratto istituzionale di sviluppo, il cantiere Taranto, che pure prevedono degli interventi, però non sembrano, come dire, totalizzanti, tra virgolette, nel senso che intervengono così a macchia di leopardo, possono dare qualche boccata d'ossigeno in certe situazioni, però non vanno alla radice, al cuore del problema. Lo abbiamo detto anche personalmente al buon sottosegretario Turco, il CIS, tutto quello che sta avvenendo può essere, è certamente una buona cosa, ci mancherebbe altro, nessuno lo può negare, ci sono diversi, anzi c'è quasi 1 miliardo di investimento programmato. Ovviamente questa cosa funziona e diventa ottimale e centra il problema nel momento in cui lo lavora l'impresa tarantina, cioè diventa... quindi hai le strutture che ti rimangono, quindi abbellisci la città, la rendi dal punto di vista turistico e attrattivo, però hai fatto lavorare per 8 anni anche le imprese locali, la manodopera locale. Nel momento in cui questo non dovesse accadere, hai soltanto la seconda parte, non centri il problema del lavoro. Non stiamo avendo risposte, comprendiamo che ci sono le normative, ci sono le leggi sugli appalti, ma come vedete poi sui giornali si leggono che quando si devono fare delle modifiche normative perché ci sono delle crisi e delle emergenze, si va sopra queste leggi. Per l'ILVA sono state fatte 14 decreti, sono fatti, no? Le leggi speciali. Beh, allora quello che noi chiediamo a chi ci governa, al Parlamento, si faccia una normativa specifica per tanto affinché i bandi di gara fossero rivolti esclusivamente alle imprese e lavorati esclusivamente dalle imprese locali. Poi lo possono fare in partenariato, lo possono fare in subappalto ben definito e quindi con dei criteri particolari dove si sa che la ditta viene ben remunerata, cioè ci sono i modi, però va fatto, se no si perde questa occasione che non ripasserà più e non abbiamo concluso niente. Noi confidiamo molto, come Confartigianato confidiamo molto nell'operato dell'onorevole Turco, ovviamente anche lui poi quando ci parla confida nel meccanismo del governo che lo possa capire, altrimenti finiremo per vedere le imprese che vengono da fuori a lavorare, porteranno le loro maestranze, magari prenderanno un po' di manodopera locale, ma non abbiamo risolto il problema che mi ponevi. Beh, stiamo parlando di Taranto e quando parliamo di Taranto parliamo di Puglia. La Puglia certamente è uno dei territori più gettonati dal punto di vista turistico, questo lo dico proprio a livello mondiale, non è una mia affermazione, ma sono gli studi di settore che appunto elevano la Puglia a un territorio meritevole a livello internazionale. Però già la Puglia, abbiamo visto nei collegamenti aerei post-Covid, è stata un po' marginalizzata, pochi collegamenti, parlo con Roma, con Milano, tutta la polemica che c'è stata.
In questo quadro, in cui la Puglia ora risulta un po' negletta, dimenticata, non ne parliamo di Taranto, perché poi i collegamenti con Taranto è a livello aereo, ma oramai la questione dell'Arlotta è tutta da vedere, ma anche a livello ferroviario, voglio dire, Taranto è isolata, ma parlo del livello ferroviario per parlare del discorso più ampio delle infrastrutture. Allora, un territorio come Taranto non ha solo bisogno di aiuti economici per lo sviluppo economico, occupazionale appunto, ma ha bisogno di essere considerato Taranto nella sua centralità e quindi non essere isolata, marginalizzata. E qui emerge anche l'altro problema, forse di una carenza di rappresentatività delle istituzioni, nel senso che Taranto non può essere così soltanto un punto sulla cartina geografica o essere la città rispetto alla quale purtroppo si parla solo e soltanto di Ilva. Hai fatto la domanda e hai fatto anche la risposta. È vero, cioè, Taranto continua ad essere la Cenerentola dal punto di vista su questo settore, lo è da sempre. Poi, tra l'altro, siamo anche bravi a costruirci un'immagine negativa, percorrerla poi sui social, sai, e anche queste cose. La gente poi, se deve decidere se andare a Ostuni o venire a Taranto, ovviamente va a Ostuni. E poi ci meravigliamo quando leggiamo gli articoli di giornale che in questi giorni quelle piccole località sono piene e stracolme. Quest'anno i segnali sono negativi, cioè Taranto non viene toccata come dovrebbe. C'è stato il Covid, va bene, però noi non l'abbiamo vissuto il Covid e quindi dovremmo essere preferiti da questo punto di vista. Non lo stiamo vedendo, le imprese ce lo dicono. Abbiamo le nostre carenze, non c'è solo il fatto delle carenze dal punto di vista strutturale del trasporto, anzi quelle pubbliche ce l'hanno anche tolte, poi ce le dobbiamo andare a riprendere, poi ce le ritolgono. Il problema è anche che Taranto non ha alberghi, cioè cioè bisogna anche stare attenti, che poi tu se diventi anche attrattiva devi anche poi posizionarti sul mercato. E oggi noi abbiamo fatto, anche in Camera di Commercio abbiamo parlato di questo, cioè mancano poi i posti letto, dove li devi ricevere le persone? Quindi è un turismo ancora, non dico all'anno zero, ma all'anno due, rispetto ad altri territori della Puglia, dove ovviamente ci lavorano e ci ragionano da molti anni. Ma io non credo che, cioè sì, il problema della rappresentanza, noi vediamo invece gli sforzi, per esempio, stiamo vedendo lo sforzo dell'amministrazione comunale di Taranto, no? Del sindaco Melucci, comunque ci sta lavorando, altri sindaci, il sindaco di Martina, cioè comunque le amministrazioni locali, ognuno per il proprio conto, insomma, per quello che riescono a fare. A noi ci è mancato da questo punto di vista il valore aggiunto che doveva metterci la rappresentanza regionale. Cioè, noi, almeno sul turismo, siamo completamente fuori, fatti fuori. Lo dico e non ho problemi a dirlo. Perché? Perché lo dice Paolino? Cioè, perché comunque ce lo dicono le imprese. Non è che, cioè, l'impresa si viene calata fuori, si viene tagliata fuori. Le nostre imprese hanno anche il vizio di non partecipare poi ai bandi di gara. Cioè, e c'è questa ritrosia perché ai finanziamenti non partecipiamo, siamo ultimi in queste scelte, noi siamo ultimi in tutto, anche nei finanziamenti che ci sono, vengono fatti Lecce e Bari, Lecce, il Barese e il Tarantino e il Leccese, saranno più bravi, questo non lo so. Il problema è che qua c'è da ripartire con le competenze ovviamente, se non le abbiamo vanno ricercate, vanno pagate e bisogna ridisegnare, non abbiamo ancora il piano delle coste, cioè abbiamo dei gap che non riusciamo a colmare e quindi ne paghiamo la conseguenza. Paolillo, siamo in piena estate, ma tra circa due mesi, e saremo più o meno nell'autunno caldo, due mesi e mezzo, un autunno caldo a livello nazionale e a livello locale, tutte quelle scadenze, no? Che piano piano erano state rinviate, anche era stato consentito a causa Covid da parte del governo, no? Di
posticipare appunto le scadenze, ora le scadenze ritornano in tutta la loro forza e veemenza. È un autunno caldo anche per Taranto, perché certamente ci sarà la questione ArcelorMittal che in un modo o nell'altra dovrà avere una soluzione, e sarà il momento in cui vedremo, dopo questi 3 mesi post emergenza Covid, le imprese come staranno, cosa faranno, se magari ci saranno imprese che avranno la forza di nascere. Insomma, l'autunno sarà un bel banco di prova. Purtroppo sarà così. La soluzione può essere anche quella di far sì che ognuno nei propri ruoli, nei propri ambiti, faccia il proprio lavoro. Basta fare questo, cioè che le associazioni, che insomma ascoltino le imprese, i loro associati, si parlino tra di loro, cioè quindi si crei un agglomerato di associazioni che riescono insomma a uscire già loro con un piano comune. Lo stesso farà la politica, e lo stesso faremo insieme noi con la politica, noi con l'amministrazione. In questo caso fai squadra. Se no, stiamo a dirci, anche alla vigilia dell'autunno ci diremo che ci sarà l'autunno caldo, ce lo stanno dicendo in tutti i modi. Taranto, gli autunni di Taranto poi sono particolarmente caldi, perché? Perché noi già veniamo da delle crisi nostre, cioè ce la siamo detti prima, noi abbiamo ancora in piedi crisi di 20, 25 anni fa, di 30 anni fa. Abbiamo il commercio ridotto in questo modo qua, abbiamo l'avvertenza del siderurgico, abbiamo un artigianato che non riesce ad emergere perché non trova addirittura neanche gli spazi per potersi insediare. Un segnale positivo lo voglio dare: l'altro giorno noi abbiamo incontrato il nuovo assessore dell'attività produttiva e comunità, il dottor Manzulli, non lo conoscevamo, e ci ha fatto un'ottimissima impressione, anche perché è andato direttamente già a snocciolare i punti, ha detto quali sono le sue visioni, le sue idee, vuole una mano dalle associazioni, dal mondo delle associazioni, però il mondo delle associazioni non può andare in modo disgregato, ognuno a raccontare il colore che vuole, bisogna parlarsi un attimo, trovare la quadra tra di noi e viaggiare insieme all'amministrazione comunale, così auspichiamo che sia la nuova regione, no? Insomma, i nostri nuovi rappresentanti della regione devono lavorare in questo modo. Gli onorevoli, dove sono gli onorevoli? Questo è un problema. Gli onorevoli stanno a Roma, vanno coinvolti, li dobbiamo coinvolgere. Giustamente, quando noi li abbiamo coinvolti, effettivamente abbiamo anche i nostri errori del territorio, di non coinvolgere, e quindi cerchiamo di fare squadra, ma realmente. Ognuno fa un passo indietro, qua non c'è il leader, nessuno è il leader, qua ci sono soltanto piccoli orticelli di qualcuno, non c'è nulla, però se tu gli sommi queste persone probabilmente riusciamo a avere una forza, si spera, almeno adeguata a confrontarsi con la politica. Se no, vedi, dottor Abbate, la politica poi se ne va quando vede così, se ne va per conto proprio, come ha fatto in questi ultimi anni. Perché Roma non ti coinvolge? Probabilmente perché vede una disgregazione o non vede proprio. Quindi in questo momento dobbiamo fare forza, dobbiamo fare unione. Lasciate stare chi sei tu e chi sono io, bisogna fare unione. Anche le imprese, se vedono le associazioni unite, si sentono più confortate. Se no oggi uno dice, ma io dove mi devo iscrivere? Che se quello litiga con quello, quello è così, quell'altro è così, la confartigianata è qua. Cioè, ma stai scherzando, cioè, non è più possibile procedere in questo modo. Questo è il pensiero molto umile nostro, con tutti i difetti che abbiamo noi, a cominciare proprio da noi. Però come si dice, non abbiamo tanti proiettili da sparare, perché passato ci sono, cioè in Italia ci sono anche altri territori che hanno necessità di attenzione, e il governo non è che può stare, cioè, alla fine si spegneranno le luci su Taranto, che c'è rimasto? Non so se riesco a trasmettere questa visione. Questo è il momento. L'autunno è dopodomani. I problemi sono quelli. La gente non spende, va data fiducia. Abbiamo fatto un controllo, una verifica. L'impresa di cassa integrazione è spaventosa. Ok, c'è stato il Covid. Bene, ok. Però la gente... qua si sommano 8.000, cioè solo l'Ilva c'è 8.000 rotte di cassa integrazione, no? La gente che ha uno stipendio inferiore
E quindi vuol dire che tutta la spesa è parametrata in modo inferiore. E questo, di questo dobbiamo parlare. Poi il lavoro deve essere dato a tutti, le opportunità in questo territorio devono essere date a tutti, non a qualche nicchia, a tutti. Bisogna dare le pari opportunità a tutte le imprese e a tutti i lavoratori. Quando noi scioglieremo questi nodi, ma sapete quante imprese grandi anche, ma non grandi di dimensioni, grandi di cervello, non si mettono proprio nel pubblico, non partecipano proprio ai bandi, perché vedono come se fosse un sistema chiuso, un sistema dove tu non puoi entrare, invece no, bisogna farli entrare, bisogna farli mettere insieme, spetta a noi, lo sto dicendo, questo è una cosa che dico a noi stessi, però bisogna farlo, però bisogna anche che dall'altra parte chi di competenza deve ascoltare queste istanze.